Radio Stereo 5 presenta New Album. Un saluto agli ascoltatori, oggi presentiamo i The Strage, ma in realtà a presentarci questa band italiana che canta in inglese e propone un rock piuttosto duro è Linda Obronova, che è stata al concerto, vero Linda? Sì, sono stata al concerto, mi sono divertita molto e sono riuscita a strappare questa intervista. E dove è stato il concerto? A Torino, alla Chalet del Valentino, che è una discoteca in teoria, però l'hanno organizzata come palco per un concerto. C'era molta gente, com'era l'ambiente? C'era un sacco di gente in realtà, pensavamo molto meno noi che siamo venuti da Cuneo. Tanta gente anche da altre parti, non di Torino. Va bene, allora sentiamo l'intervista di Linda. Siamo a Torino, qui allo Chalet del Valentino, che sta per iniziare il concerto dei The Strage. In questo momento qui con noi Paolo, il cantante del gruppo. Ciao a tutti. Al quale vorremmo fare alcune domande. Per cui, ben trovato Paolo. Innanzitutto, come nasce il vostro gruppo? Il nostro gruppo nasce all'incirca con la formazione attuale, che è quella che riteniamo comunque quella che è quella originale vera, perché poi non è più cambiata. Una decina di anni fa, quasi 10 anni. E niente, come tutte le band, abbiamo iniziato facendo cover. Piano piano abbiamo iniziato a fare i pezzi nostri, con un promo siamo riusciti a firmare il primo contratto e poi da lì abbiamo buttato fuori il primo disco e poi altri 3 dopo, per uscito l'ultimo. E voi nascete come un gruppo d'amici? Cioè siete un gruppo d'amici? In partenza eravamo io e Matt, che ci siamo conosciuti per amici comuni. Matt ha conosciuto un'estate per caso Fede. Un altro nostro amico ci ha presentato Ralph e poi mi ricordo che mi sembra tramite internet avevamo trovato Gabriel, un bassista, e boh, poi da lì non ci sono più separati. Ecco, se puoi spiegarci bene, cioè i nomi li abbiamo capiti, ma... Gabriel è il bassista, Matt è il chitarrista, Ralph è l'altro chitarrista, Fede è il batterista e io canto. Giustamente, bene. E un'altra domanda che mi viene proprio così è... Cosa deriva il vostro nome? Possiamo dire che è nato da una sorta di acronimo di tutte le... di una marea di stronzate che ci sono passate per la testa, però in realtà non vale, non vuol dire niente. Ah, ok, quindi semplice, sì. Ok. Ci viene da chiedervi, avete firmato all'inizio con una casa discografica, ma adesso state lavorando con un'altra? O sì, abbiamo cambiato il disco scorso, abbiamo firmato per la Metal Blade Records, e boh, ci troviamo benissimo, adesso è uscito l'ultimo disco 2 mesi fa e sì, no, per poi è un'etichetta storica, quindi ci siamo subito trovati bene. Al concerto questa sera noi ascolteremo il vostro nuovo album, che è Amins To No End. E vuoi dirci qualcosa in più su quest'ultimo lavoro, qualche curiosità che non siamo a conoscenza ancora? Oh, guarda, non so cosa siete a conoscenza, non ci sono particolari curiosità, in generale è cambiato un po' l'approccio rispetto ai lavori, i nostri lavori precedenti, perché abbiamo cercato di lavorare meno individualmente, soprattutto all'inizio, dove spesso e volentieri ognuno lavora per i fatti suoi e poi si mette una simile idea. Abbiamo cercato di lavorare un po' prendendo i pezzi subito da livello embrionale e sviluppandoli tutti assieme in una stanza, che per noi è un approccio molto diverso. L'obiettivo per noi era arrivare a un disco che fosse un po' più di pancia, meno pensato. Beh, venendo qua verso Torino noi abbiamo ascoltato l'album, tra l'altro, per cui abbiamo notato che c'è una certa continuità tra un brano e l'altro, per cui mi chiedevo se era voluto questa cosa. Cioè il fatto che ci siano delle tracce che sembrano legate? Sì, esatto. Sì, in generale sì, non è una cosa che fa impazzire tutti all'interno della band, però per caso, diciamo, cioè poi alla fine ci piacevano, abbiamo lavorato per le percussioni con questo compaccio, che è un nostro amico molto in gamba, che lui fondamentalmente è percussionista nella vita e ti arriva, ti imbandisce tutto lo studio con robe di qualsiasi tipo che possono creare suono. E fondamentalmente c'erano spesso e volentieri questi suoni molto di ambiente che ci piacevano parecchio e che quindi spesso e volentieri venivano usati anche come collante da un pezzo all'altro. Interessante, sì. Leggendo tra le vostre recensioni sono emersi diversi Stereo 5 oppure nu metal, addirittura alternative,
Ma in quale voi vi rispecchiate maggiormente? In nessuno in particolare, semplicemente perché noi tutti e cinque veniamo da... Da cinque background diversi, no? Quindi c'è chi arriva dal lato più hardcore, c'è chi arriva dal lato più progressive. Ovviamente tutte queste persone, prendendo parte alla composizione, mettono nella loro attitudine, nel loro background, di conseguenza quello che può dire e poi uscire non può essere una roba 100% incanalabile, diciamo, in una scena. È stato facile introdursi al pubblico italiano o vi trovate meglio all'estero? L'Italia, soprattutto negli ultimi anni, ci ha dato tante soddisfazioni, ci siamo proprio... Ci divertiamo sempre ad andare in tour in Italia e abbiamo sempre ricevuto un gran riscontro e di questo comunque ringrazieremo sempre. Poi anche andare all'estero è bello, dipende dai paesi a paese ovviamente. In Giappone è un mondo a parte, in Europa è sempre fatica perché quando fai tour europei sono tante date una in fila all'altra, quindi segui il camper, segui il tour bus, non hai mai un tuo spazio, non ti fermi mai tutti i giorni la stessa routine, quindi ogni cosa ha i suoi lati belli e i suoi lati brutti, in generale. E il paese in cui vi siete trovati meglio? Straniero direi il Giappone, senza ombra di dubbio. Sì, il Giappone, siamo già andati 3 volte, poi è stato il primo paese che ha creduto in noi, abbiamo firmato il primo contratto discografico con un'etichetta giapponese, e quindi è sempre stato bellissimo andare lì. Non avete mai pensato di cantare in italiano qualche brano o qualcosa? No, mai. Mai, perché non abbiamo mai legato questa tipologia di musica a un cantato italiano. L'abbiamo sempre associato a un cantato inglese, che poi comunque non vuol dire che non si possa fare, perché vedo band come, che ne so, i Kveld Attack, sono norvegesi e cantano in norvegese e turano il mondo, quindi e sono una band fighissima. Quindi non lo escludo, però ognuno fa quello che si sente. Scherzosamente ti chiedo se dovremmo aspettare altri 2 anni per un vostro nuovo album o avete già qualcosa in mente? No, adesso è presto. Immaginavo. Vediamo tra... magari tra 1 anno e mezzo, vediamo un po' come siamo messi. E se i nostri ascoltatori vorressero seguirvi, dove possono trovarvi? Allora, www.destrage.com trovate... tutti i link per il nostro social network. Comunque i social network sono semplicissimi perché sono sempre /destrage, quindi facebook.com/destrage, youtube.com/destrage, twitter uguale, instagram @destrageofficial, dappertutto comunque trovate i link utili per seguirci. Semplicissimo. Grazie Paolo per essere stato con noi a Radio 05, alla prossima. Grazie mille a voi raga, alla prossima. E ora vado ad ascoltarmi il concerto dei Destrage. Allora, abbiamo sentito l'intervista realizzata da Linda al cantante dei Destrage. Tu sei andata poi al concerto, com'è stato il concerto? Emozionante, molto emozionante, sì. È durato molto, è durato poco? È durato tantissimo. Il gruppo ha suonato per circa 1 ora e mezza, quasi 2 ore. Comunque ne valsa la pena, è stato un bel concerto. Ne valsa davvero la pena, sì. Bene Linda, adesso la canzone che ci proponi tratta dal loro recente album del 2016. Ho scelto Silent Consent, molto molto ritmata come canzone. Let's go.
Avete ascoltato New Album.